Proprio ieri, il 25 novembre, nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, sono arrivate due notizie. La prima riguarda l'omicidio di Giulia Tramontano. Infatti è stato condannato all'ergastolo il suo killer, cioè Alessandro Impagnatiello, l'ex compagno che l'ha uccisa a coltellata mentre era incinta di 7 mesi. Per Impagnatiello è stato confermato, come da richiesta, l'ergastolo e sono state confermate anche le aggravanti, quella della premeditazione, della interruzione di gravidanza, ma anche l'aggravante della convivenza, perché appunto i due stavano insieme, lei era incinta di suo figlio e al 7° mese l'ha coltellata per ben 37 volte. Questa è la prima notizia. La seconda, che va, diciamo, di pari passo perché purtroppo riguarda un altro femminicidio, è quella riguardante Filippo Turetta. Ieri il PM di Venezia ha chiesto per lui l'ergastolo con l'aggravante della premeditazione anche per lui. Premeditazione, ma anche con l'aggravante della crudeltà e dello stalking, perché spiega il PM che Turetta avrebbe calcolato tutte le mosse prima di uccidere Giulia Cecchettin, che è stata uccisa l'11 novembre, ma non c'è solo il femminicidio, perché Turetta avrebbe fatto una lista con tutte le cose da fare, avrebbe comprato i materiali per uccidere Giulia, ma anche per occultare il cadavere. E per questo è la richiesta del PM, appunto, l'ergastolo con le aggravanti della premeditazione. Ma oggi in aula hanno preso la parola i difensori di Filippo Turetta, i due avvocati, che hanno chiesto di non dare l'ergastolo a Filippo Turetta e di eliminare le aggravanti della premeditazione. Il motivo, secondo gli avvocati difensori, Turetta non ha potuto premeditare in quanto insicuro. Una persona fragile che avrebbe avuto questi comportamenti in quanto insicuro nel suo rapporto con Giulia, ma anche, spiegano, sarebbe stato insicuro nel fare gli esami, nel giocare a pallavolo. Insomma, secondo gli avvocati, questo killer che ha fatto una lista delle cose da fare, ha fatto il pieno di benzina per fuggire all'estero, ha ritirato il denaro contante per stare fuori il più tempo possibile, ha fatto in modo di eliminare le tracce delle ricerche per non essere preso, questa persona sarebbe fragile e non avrebbe premeditato. Insomma, ci sembra una difesa alquanto poco stabile, quella di Filippo Turetta, per cui appunto è stato chiesto l'ergastolo. Ora si tornerà in aula il 3 dicembre e vedremo cosa succederà. L'altra cosa che dicono gli avvocati è che Turetta ha preferito fare il processo immediato e quindi sarebbe come una sorta di avvicinarsi alla giustizia. Questo è quello che dicono i difensori. Si tornerà in aula e vedremo quello che succederà.